c'è il DJ che è quello che mixa due deck, poi c'è Dan Davis che è un tipo di DJ più mirato verso un discorso tecnico, e poi c'è lo sketch musician che si incentra più che altro sul comporre musica con i giradischi. Il giradischi diventa uno strumento musicale. Fino a meno 50 volendo, e di chiami 56 che a mio parere è uno dei migliori mixer analogici mai creati. Il campionatore a pedale, un loop station della Boss che va a sostituire quello che è il secondo deck. Mettiamo le basi e le controlliamo con il piede, così possiamo stoppare, registrare. Poi il suono caratteristico che ho avuto in tutti questi anni per quanto riguarda il suono del mio scratch è questo effetto nanoverb della Lesis. Questo qui è una foto del mio studio che risale all'incirca del 2005-2006, una versione evoluta degli RC20 che è l'RC50. Poi c'è un Ecoplex della Gibson che è un altro loopatore storico, tantissimo utilizzato questo qua, che è di Jamman. Sono divertito anche a utilizzare effetti da chitarra, come il Mini Q-Tron, è un 8W, il mio solo che si chiama Full Bass Drive, ho utilizzato questo 8W e dopo vi faccio vedere anche il sample. (Susurra)
questo suono dell'auto wow, è un wow automatico che si attiva a seconda dell'impulso che noi gli diamo. Il disco è un disco di Bob James. La tua cambia tantissimo. Sì. Questo qui per farvi vedere che un suono che magari non sembra campionabile, basta metterci un effetto e cambia completamente. Allora, il discorso dello sketch musician in questo caso si moltiplica per quanti sono i membri della band. Questo show qui eravamo in quattro, cioè siamo G, io, Manzetti e Schiso. Questo era il nostro setup. Giradischi, che è uno strumento che a seconda dell'abilità del turntablist può replicare tantissimi tipi di strumenti. Sono queste tavolate piene di mixer, giradischi. Quando il serato non c'era, si girava proprio con i dischi, si cercava i campioni e si creavano dei brani. Ogni disco ha il suo segno, che generalmente viene segnato in due modi differenti: o a mezzogiorno oppure sulla puntina, la nostra bussola di dove il nostro effetto andrà a cadere. È uno stage plan che abbiamo fatto. Dobbiamo fare delle cose a due piatti. Infatti notate qui, cioè, Schiso, John Time, due piatti a testa, Simo G un piatto, fai bello uno, lo fa anche uno. Questo qua è uno di quei dischi che è completamente fatto in analogico. Non c'è nessun apporto digitale di serata. Uno è un pezzo di Genesis. Si intonavano proprio con il pitch, quindi si andava lì con poco range alla fine, perché un Technics meno 8 più 8, se uno prende un Vestax ha più possibilità di intonare il programma. Chris Radamo di Bologna ha fondato il vinilificio e ha permesso a tantissimi amanti del vinile, Cantabis, di potersi stampare il proprio vinile su commissione. Bastava spedirgli un CD e lui gli faceva una copia su un disco. Un vinile trasparente del vinilificio, stampato da un solo lato. Questo qui l'ho usato per fare il mondiale, se potete vedere. È molto sottile. Quello di Intervision? Quello di Intervision, sì. Posso fare una domanda? Certo. Quando stampavate questi, ma te dici no, li mandi CD. Sì. Però te il CD ce l'hai già studiatissimo su delle vostre rap. Adesso ti spiego come farlo. Perché uno dice, ok, allora io stampo il disco, tutti gli effetti, come faccio a capire come sono queste ritrovare? Come faccio a ritrovarlo? Avete presente i dischi Super Seal? Allora, c'è un trucco, 133,3 periodi. Se voi mettete questo BPM su qualsiasi sequencer, Ableton, Pulse, qualsiasi cosa, una battuta a questa velocità corrisponde a un giro perfetto del giradischi. Quindi se voi fate tutti i vostri effetti in griglia, li trovate sempre a mezzogiorno. Se vedete in 4 quarti, avete a mezzogiorno un effetto, alle 3 un effetto, alle 6 un altro effetto, alle 9 un altro. Vi faccio vedere adesso con serato, caricando un semplicissimo metronomo, 133, 133, 133,
come notate che il TOC è sempre a mezzogiorno. Imposto sempre il mio posizionamento del segnale che sta qui sul disco a mezzogiorno e ritroverò tutti i miei effetti sempre alla stessa posizione. Questo qui è uno spettacolo in cui ho associato serato video di questa band qui che è composta da batteria, basso e scratch. Da solo campionato dei dischi. Allora, vi faccio sentire come ho fatto questo video. È un pezzo di Meters che si chiama Pagi. È stato registrato come registravano i Beatles, ovvero delle cose tutte a sinistra, delle cose tutte a destra. Nella parte solamente gli organi. E dall'altra parte solamente batterie e basso, quindi è perfetto proprio per essere evitato. Allora, io quando mi sono confrontato con le guida volevano che screcciassi tante parti che erano presenti nelle loro canzoni. Volevo far sentire il contributo che ho fatto per il pezzo Lottolando Pezzo Sud. C'era ovviamente il trombettista, mi ha dato a me la parte e io l'ho reinventata facendo un solo di scratch. Ovviamente ci metto un po' più per evitare che si senta troppo il taglio dello scratch, diventa più naturale la scratch. In questa maniera, come avete sentito, è molto più morbido. Oltre a risuonare alcune parti con lo scratch, chiaramente loro mi davano proprio tutti i file di tutti i brani che volevano eseguire, tutte le cose che erano state registrate nel disco. Io potevo o suonarle con i giradischi oppure metterle nel sequencer di Ableton. Questo qui è il mio setup, usavo il transport qui
che sarebbe il tasto play stop, scorrevo con le scene di Ableton e da lì, una volta che facevo play, partiva il click che andava in cuffia al batterista, così si poteva sincronizzare con determinate sequenze che erano aggiuntive con la band. Che cos'è un Little Avilesi? Little Avilesi sono i giradischi che si combinano con i sequencer MIDI. Ho pensato, ma perché non sfruttiamo questi più quanti e utilizziamo i giradischi come se fosse un campionatore? Cioè, come funziona il classico LPC? Per mappare è molto semplice, basta premere il tasto MIDI, questo tasto qui, una volta che il MIDI è acceso, se io premo ad esempio questo tasto qua, ve lo assegna automaticamente. A questo punto, questi cue points sulle parti di questo sequenza. E funziona come se fosse un campionato, solo che state utilizzando i cue points serati. Point mapping, che permette di mappare il cue point che uno ha nel mixer direttamente dentro Ableton Live. Anche degli accordi fatti con il push, potete prendere una qualsiasi tastiera per aggiungere degli accordi. Avete notato che io ho fatto quella cosa del MIDI tablism, ho registrato questa cosa qua. Questo setup qua con il push, con la tecnologia Link, se io cambio il tempo con lo slider analogico del giradischi, cambia anche il tempo di Ableton. Non sono stati editati, perché adesso possiamo richiamare ogni punto desiderato se lo programmiamo. Io faccio anche dei corsi, li faccio sia in sede oppure online, faccio sia corsi di DJ, corsi di Ableton e corsi di produzione. I corsi di DJ, mix, scratch, mashup e show. Lo scratch può fare in tantissimi livelli, da partire dal livello base oppure il livello avanzato, anche il livello di specializzazione e correzione per la postura dello scratch. Il corso audio, che si suddivide in scratch, che sarebbero le funzioni essenziali di Ableton Live, il modulo beat che si incentra sul beat making, harmony che è armonia, delle musicali e song per la stesura delle canzoni. Poi il corso di produzione, che c'è il modulo sound, che sarebbe sound design, quali sono le tecniche per ricreare il sound che ci interessa di più. Il modulo remix, si fa un progetto di un remake di un brano che sceglie l'allievo, poi il modulo remix in cui l'allievo fa un remix di un brano che sceglie, e il modulo master che serve per conoscere le tecniche di mix e mastering.